buongiorno e buona domenica 31 di luglio 2022. Come state? Ah? Ma che succede ieri sera? Qualche squadra ha perso? Ma hanno detto che ha perso chi? A Juventus. Contro chi perde? Contro Real Madrid. Ma chi l'ha detto? Nessun giornale ne parla. Ah, perché che sto fecero di notte? L'hanno fatta apposta. Ma com'è che l'auto a volta, quando invece aveva pareggiato con Barça, a mattina a stessa ora ci stava un giornale, pareggio grande con Barça? E com'è che oggi tutte le prime pagine dei giornali, a parte Corriere dello Sport, parlano da Juventus come qualcosa di bello? Ma che strano, non parlano della squadra campione d'Italia? E qui ha squadra campione d'Italia? Chi sta qua? No. O Milan non ne può essere campione d'Italia. Squadra con 4 giocatori fetenti. Mica può vincere o Milan. Quello la vincerà Juventus, suo campionato. Che è la squadra più forte. È la squadra meno corruttibile che esiste in tutta Italia. Eppure, oggi non trovo questa notizia sui giornali, ma come mai? Allo stesso momento, sbarca oggi in Italia un giocatore che arriva direttamente da Belgio. Si chiama Charles. Charles. Da catalano. Lo catalano. Come in chiesa si chiama? Da catalano. Eppure, i giornali oggi parlano di tutt'altro. Incredibile, no? Come ogni giorno fanno il loro dovere, di chi li paga. E anche oggi entriamo a vedere di che minchia parlano. Siete pronti? Tribù rossonera, tribù di gente vera! Buona domenica 31 di luglio a tutti e a tutti, e bentornata e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. Ebbene, oggi finisce questo mese infuocato di luglio. So delle temperature in Italia, in certi posti, che sono arrivate a 40 e rotti gradi. Ritornerà il caldo africano. Ma quando se n'è andato? A me mi sembra che sembra rimasto. In ogni caso, oggi ci faremo le nostre belle risatine, perché, come sempre, i giornalacci più venduti d'Italia hanno dato il meglio di loro stessi, nonostante oggi atterra in Italia il Re Carlo V dal Belgio, o meglio chiamato Charles de Ketelaar. Ebbene, oggi, secondo fonti che ormai sono quasi certe, da parte di Gianluca Di Marzio e Peppinello Di Stefano di Sky Sport, il nostro talento rossonero sbarcherà in quel di Malpensa. Si pensa a Malpensa, Olinate. Comunque, mi piacerebbe che ci fosse una folla di persone che lo accoglierebbe, per far capire già al ragazzo veramente il fatto che è entrato nei nostri cuori. Il solo fatto di aver scelto di abbassarsi l'ingaggio pur di venire al Milan è un segnale forte, così come era stato forte quello che aveva fatto Tonali. E dunque è arrivato il giorno, è arrivato il De Ketelaar Day, finalmente. Nonostante la squadra questa sera giocherà in quel di Marsiglia alle 18 al Velodromo, una partita di quelle importanti per vedere realmente a che punto siamo, perché tra l'altro fra 2 settimane inizia già il campionato. E dunque alle 18 su Sport Italia, per chi ancora non sapesse, tutte le amichevoli del Milan quest'estate si trasmettono su questa emittente, ci saranno i ragazzi, che poi a fine partita facciamo una live per valutare insieme questa sgambata, che è la penultima prima del che inizia il campionato. La prossima sarà il Menti di Vicenza, e poi vediamo di analizzare anche tutta questa giornata, quindi anche l'arrivo appunto di Charles oggi a Milano. Non so se sosterrà già oggi le visite mediche o domani mattina. In ogni caso, oggi è il giorno dell'arrivo a Milano del nostro talento.
Allo stesso tempo il Milan sta trattando un difensore. In queste ore abbiamo visto che c'era stato questo interesse anche per Ndicka, ma sembra che i 20 milioni che chiedono, nonostante o a un anno dalla scadenza del giocatore dell'Eintracht Francoforte, il Milan sembra che è un po' troppo per un anno dalla scadenza. Un giocatore che poi non è che stiamo parlando mo di Franz Beckenbauer, cioè dici, sai, vai lì su un difensore del genere. Quindi il Milan si sta prendendo tempo per ragionare su questa cosa, così anche per Tanganga, che sembra che il Tottenham giochi al rialzo. E quindi c'è questa opzione Diallo, che sembra si siano avviati dei contatti tra Milan e Paris Saint-Germain. Non c'è nessuna trattativa ancora in ballo, però bisogna vedere se si può trovare la formula giusta. Intanto Gabbia va in prestito alla Sampdoria con la formula, come di Daniel Maldini con lo Spezia, di un prestito secco, e l'affare verrà definito una volta che il Milan, appunto, avrà acquistato un altro difensore centrale. Ma per quanto riguarda, poi, tra l'altro, una notizia interessante che arriva proprio qui dalla Spagna, dal quotidiano Marca, dove il Valencia di Gattuso sembra aver messo gli occhi su il Gallo Belotti, che in questi giorni si dava anche una Juventus pronta a prenderlo come possibile vice Vlahovic. Invece sembra che voglia puntare sul Gallo, lo Murciélagos, i pipistrelli di Valencia, e vediamo anche in questo caso come andrà in porto questa situazione. Ma passando ai giornalacci più venduti di oggi, iniziando sempre dal Tutto Rutto Sport di Torino, che anche oggi si mangia il suo bel grissino perché è filo juventino e beh, agnellino. Pogba, la verità. Allora, domani ci sarà un consulto a Lione per il menisco, lo stessa squadra che ieri stava vincendo 2-0 ed è stata recuperata in extremis dall'Inda. Paul vorrebbe evitare l'operazione, la Juve non la esclude, ma spera nell'intervento da 40 giorni. Muriel, altro contatto. Ecco qua, esce fuori un altro nome. Poi a lato dice Juric voleva dimettersi, la squadra lo ha fermato. Toro, Miranchuk in arrivo. Dybala ed è subito assist. Haaland, non Nunez, e aggiungo no party. Non Nunez, il primo trofeo dei Reds. Liverpool battono 3-1 il Manchester City. Eurowomen, finale con due italiani al VAR. Stasera alle 18 Inghilterra-Germania, finale europeo femminile. Ferrari, niente scherzi. C'è Alcaraz, rifallo, Giannic e del Milan. Come sempre, non c'è nulla. E quindi passiamo a Corriere dello Sport. Ci sarà qualcosa del Milan qua su Corriere dello Sport? Andiamo a vedere. Napoli, c'è Kepa. Faccio male a Kepa. Cos'è? È Barese, giocatore che viene dal Bari? C'è Kepa? No, invece il portiere, prestito secco, prestito con diritto riscatto del Chelsea. Tra l'altro il club inglese è pronto a pagare il 75% dell'ingaggio per il portiere che sarà il nuovo guardameta, nuovo estremo difensore del Napoli. Raspadori della insiste. Raspadori, vuoi venire a Napoli? Guarda che io ti prometto mari e mondi. Poi dopo ti faccio fare la stessa fine, Mertens, Insigne. Però non ti preoccupare, tu vieni a Napoli lo stesso. Poi, se il caro Fabian non rinnova, si pensa che verrà messo fuori rosa. Anghissà fino al 2027. C'è una rabbia di Lukaku che risveglia l'Inter. Uè, zio, hai visto ieri il Romelu? Era incazzato nero. Scusate, ma mi è venuta spontanea. Ma a proposito, ma lo sponsor sulle maglie dell'Inter, Digital, ma ancora le criptovalute che non pagano l'hanno lasciato, si sono dimenticati di togliere lo sponsor. Che Inter, ragazzi, sono uno show. La Roma è tosta, schiaffo a Conte, 1-0, gol di Bagnez e tutti a casa. Klopp leziona Guardiola, Liverpool vince 3-1, bla bla bla, donne Wembley sold out, la rivincita inglese. E anche qua non c'è niente del Milan. Andiamo alla Gazzetta dello Sport. Anzi, che la domenica si trasforma alla calzetta sportiva, perché di domenica bisogna fare il cambio. Un'altra settimana, lunedì al sabato, la Gazzetta dello Sport. La domenica è sportiva.
diventa un po' più femminile, diamo le quote rosa, la rosea da quote rosa, no? Allegri, la signora, la Juve compra ancora, signora spesa, spesa doppia. Allora, il PSG apre la cessione di Paredes, per il regista si muore pure Di Maria, e come Vlahovic, i bianconeri vogliono Martial dello United, e l'Atletico tiene bloccato Morata, colpa del fantasma di Ronaldo, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, fumo. Come sempre, vendita di fumo per il popolino ignorante che rimane là. La Juventus, la signora spesa doppia. La Lula splende. Lukaku dalla sveglia. Lautaro serve Barella. Lo portano in Barella. Rimonta dell'Inter. Mourinho che gioia. La Roma batte Conte. Núñez Show all'unflop. Il Pep si inchina a Klopp. Casadei, musica nuova, un talento da 20. Cazzo di storia, Casadei veramente, anche questa. E al lato, parola di Florenzi, qui è tutto magico, De Ketelaere sbarca con la mamma. La mamma sembra un'attrice, ma l'avete vista la faccia della mamma di De Ketelaere? Sembra l'attrice di Beautiful, quella che faceva Brooke, ve la ricordate, quella bionda, guardatela in faccia bene, sembra Brooke. Così il suo sinistro ha stregato il Milan. Vabbè, dai, un pezzettino la Gazzetta oggi, lo sforzo l'ha voluto fare, però in grande ha voluto mettere le cacate tipiche del calcio mercato. E dunque, ragazzi, anche oggi, come avete visto, i giornalacci danno forza, secondo voi, a quale squadra, se non la Juventus? Cosa vi sto dicendo io da tempo? È la squadra che devono far vincere questo scudetto, perlomeno i mezzi di distrazione di massa. Poi sul campo arriverà sempre un 22 maggio, molto probabilmente, visto che il Milan è la squadra da battere, al di là di tutte le cosine belle belle che scrivono questi giornalacci. Io, come ogni anno si ritiene che la squadra che vince lo scudetto è la squadra da battere, stranamente quest'anno è il primo anno che non parlano di una squadra da battere che ha vinto lo scudetto al Milan, ma parlano di una grande Inter, parlano di una grande Juve, Milan forse terzo posto, ma magari anche quarto perché c'è la Roma. Poi l'aveva detto il grande Padovan, il giornalista che era stato pagato per anni dagli Elkan Agnelli di Tutto Rutto Sport, quindi cosa vuoi che dica un personaggio di questo calibro. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo questa sera, cercherò di fare una livettina, se non riesco farò come sempre un video, però mi piacerebbe farmi anche un'oretta insieme a voi nel post Marsiglia-Milan, così vediamo anche, a parte la partita, commentare un po' la giornata, vedere com'è andata e com'è andato questo sbarco in quel di Milano del re Carlo V dal Belgio. E ti auguro una felice domenica, un bacio alle amiche, un forte abbraccio a tutti gli amici, un bel a tutta la tribù, aug, 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 e sempre forza Milan, ovunque e comunque. Noi ci rivediamo qui alla prossima. Ciao!